Dal porto di Forio con Massimo Bottiglieri ed Enzo Mendella della SD Ischia Fishing per raccontare questa pulizia straordinaria di una spiaggia particolare, una spiaggia all'interno del porto. Certo, è stato successo tutto dopo questa grossa mareggiata. E chiaramente con Enzo e gli altri soci, che noi abbiamo tutti quanti le barche in questo porto, abbiamo notato che c'è stata una massiccia ondata di plastica e altro pattume, e quindi spontaneamente ci è venuto, detto, visto che stiamo un po' mangiando tanto in questi giorni, il 26 che abbiamo anche le attività, perché comunque tutti quanti abbiamo delle attività, siamo chiusi, perché non digerire il pomeriggio raccogliendo la plastica? Quindi ho postato questa cosa nel nostro gruppo e ti dico la verità, hanno aderito tantissime persone. Anche perché questo vento di grecale ancora non c'era e si poteva stare sulla spiaggia. Però dovessimo fare un bilancio, quanta spazzatura avete raccolto? Ne avete un'idea? Sì, abbiamo un'idea, perché chiaramente avendo portato circa 40 sacchi, quelli grandi, di plastica, e ti dico che alcuni non riuscivamo personalmente ad alzare, quindi abbiamo calcolato almeno mezza tonnellata di spazzatura, che abbiamo, di cui 4 erano solo bottiglie, le abbiamo differenziate. Le avete differenziate anche grazie a una cosa che l'ASD Ischia Fishing ha donato al comune di Forio, oltre al Sibini di cui abbiamo parlato quest'estate, anche un compattatore per la plastica. Sì, questo lo abbiamo fatto grazie al sostegno dell'azienda di un nostro socio, che è Antonio Carannante, e praticamente abbiamo potuto donare alla Marina il compattatore, l'ecocompattatore che potete vedere lì, compatta sia la plastica che i metalli. Vabbè, questa chiaramente è una cosa che dà la possibilità a chiunque, utente del porto, a chiunque voglia praticamente di portare là i suoi rifiuti e quindi di compattarli, e questo sicuramente ne agevola la raccolta. Da un punto di vista pratico è chiaro che per noi, diciamo che c'è ben poco di straordinario in questo da un punto di vista pratico, nel senso che noi nasciamo per questo. La SD Ischia Fishing nasce con l'idea di voler creare eventi sportivi, ma che abbiano di base questi eventi la possibilità di poter operare nel sociale, vuoi che sia nell'ambito del turismo e quindi anche della propaganda dal punto di vista turistico e della promozione del territorio, vuoi che siano prettamente sociali, quindi come l'attività che noi svolgiamo anche a sostegno di Operation Smile, o che sia donare al porto un ecocompattatore o il Sibin o qualsiasi attività che svolgiamo, come la pulizia della spiaggia, voglio dire, è nostra, chi dovrebbe pulirla? È piena di immondizia, quindi c'è ben poco da fare. Diciamo che da questo punto di vista c'è ben poco di straordinario, per come la vedo io. E la cosa bella è stata anche che mentre eravamo lì a pulire, tanta gente che si è trovata passando, si è fermata, ci ha visto quello che stavamo facendo e si è unita a noi, e quindi non l'abbiamo pulita noi insieme a tante altre persone, e questa è stata una bella cosa.